amici di Player Inside, bentornati a quella che sicuramente sarà la più bella puntata di Annunci Lolli di questa settimana. Di questa settimana sicuro. Di questa settimana. Cioè già ve lo preannunciamo. Ragazzi, vi diciamo subito, intanto iscrivetevi al canale se non vi siete mai iscritti. Botte se seguite Annunci Lolli a scrocco, senza iscrivervi al canale. Perché se no non vi arrivano nemmeno le notifiche. Ok. E quindi attivate anche la campanella. E in più, se volete informazioni su questi occhiali che vi proteggono dalla luce blu, link in descrizione. La luce blu, che cosa fa la luce blu? Praticamente danneggia, vi rovina gli occhi in modo irreparabile, poi esplodono. Non è vero, fa molto meno male di come abbiamo detto, però diciamo aiuta quantomeno a rilassare gli occhi dinanzi al computer. Inoltre ragazzi, vi diciamo che ieri abbiamo fatto una fesseria, cioè abbiamo fatto uscire due video contemporaneamente per sbaglio, va bene, ho sbagliato, scusate, è stato errore mio. È stato penalizzato soprattutto il video sul secondo canale, che vi invitiamo quindi a recuperare, lo trovate qui nella scheda. Detto questo, ci vediamo alla prossima. No, cominciamo! Cominciamo. Vendo giochi PS4 in perfette condizioni meteo. Perché meteo? Forse scusa, vende un attimo, di rain, ragazzi, quindi una... non lo vende. Basta, scusate. Ma lo chiedi a me casomai, ma poi sta battuto. Mamma mia, ragazzi. Cerco quadernoni a righi e a quadretti, quelli per l'esilio. Cerco libri di Jerry... di Harry Potter per mia figlia. No più di 8 euro. No. Ma scusa, ma che cacchio vuoi? Ma se i libri costano per esempio 9 euro, non è che lo devi stabilire tu? Ma vabbè, non è tanto Harry Potter la versione... Ma Jerry è la versione... tarocca. Quella interpretata da Jerry Calà con gli occhiali, no? Oh, cavone! Ma poi lui con l'infradito, Poi si vede tre quarti lui e un po' la macchina. E dopo Death Stranges abbiamo Festa Stranding. Cari ospiti, mangiare tanto vuoi, mangiare è in scatolato con 9 euro carico. Ma capisci bene che in italiano l'hai fatto fare al gatto che hai lì, cioè chi l'ha tradotto? La scimmia, che cos'è? Vendo Joker della Marvel. È della Marvel? Perché non l'avevi capito? Non mi ero, diciamo, soffermato su Joker. Joker. Corruzione, casa dei tuoi sogni. Poi 60.000 euro al mese. E la bustarella. La bustarella. 60.000 euro al mese. Sì, sì. Allora, Metal Gear Solid, attenzione alle special missions. Ah, ok, due giochi, non so quanti dischetti ci dovevano essere. Dentro su uno c'è, ne sono due, su uno ne un. Allora, che cosa hai detto? In quale lingua, per cortesia? Quanti Metal Gear ne vendi? Cosa fai? Cosa dici? Ma le parole sono importanti. Ma cosa fai? Ah! Forse intende. Siccome c'era tipo che si faceva portafoglio. Ma non mi interessa! Questo ombrello è stato realizzato con cura e testato per una grande qualità. Questo ombrella è stato disegnato da Jawbreaker. Grazie per aver creduto in noi. Fnemo bambini riutilizzabili, pratici, portatili da 8,5 pollici che scrivono a tavoletta grafica, tavolette grafiche, come l'ho detto. Vabbè. Ma quindi... quindi io compro bambini riutilizzabili, sì. Colore rosso, ok. Pratici, portatili, sì. Quindi piccoli, bene. Neonati. 8,5 pollici. Non interrompere mai il gioco e abbellire la srivania. Ok, ah, questo è il titolo dell'articolo. Leggiamo, sì, un po' di cosa si tratta. Sì, sarebbe un caricatore di controller. Esatto. Multicontroller, bene. Superficie smerigliata e materiale ABS. Linea tranviaria liscia come il tram. Io non ho mai detto tutto liscio come il tram. Non l'ho mai detto. Ma è così, va così. Sai perché? Perché da noi non c'è il tram. A Milano, che ce l'hanno, dicono è andato tutto liscio come il tram, non come l'olio. Galà di S10 Plus. Il Galà della pubblicità. Galà. Il telefonino ha 3 mesi che l'ho comprato. Non perdi tempo. Ma ha 3 mesi che l'ho comprato. Affitto appartame estivo. 100. Perché, la foto, okay, della, okay, signora, boomer, va bene. Ok, boomer. Tra l'altro, costo 10.007 euro. Quei 7 euro poi era per cazzo, cioè devo dimettere, perché questa è la tipica foto che si... Non si... So che i boomer mi fa antipatia, non si dice, sì, basta. Pure lei è boomer. Anzi, no, lei lo è veramente, cioè vi rendete conto? Madonna mia, che boomer proprio, mamma mia. Bilancia elettronica, descrizione, addetto di precisione. Ma chi l'ha detto? Che cosa devo scrivere? Addetto di precisione. Basta, chiedo scusa. Ma le dovresti fare tu le battute? Ma se le fai tanto di merda, preferisco prendere in giro te piuttosto che farne io. Effettivamente avrei fatto la stessa battuta. Ripassiamo i mesi dell'anno, ecco, dai, leggi. Ok, gennaio, febbraio, marzo, aprile, potrebbe, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Allora, perché May? May. No, la traduzione di May. May significa potenzialità. Cioè, io non voglio più vivere in questo mondo.
televisore, 32 politici. Non lo voglio. Poi bisogna vedere che politici sono. Comunque, infatti 70 euro proprio svenduto. Ma lo ripete, vendo televisione, 32 politici in buonissime condizioni. Ok. La televisione. PlayStation 4 non entra e non esce il dischetto, però funziona bene. Ma benissimo, cioè nel senso... È perfetta. A parte che il controller è zoato proprio, madonna mia. No, cioè, forse è versione lucida. Ma che versione lucida? Questo gli, ci si è lucidato il c***o mille volte con questo controller. Dai, ci si gratta proprio l'inguine con questo controller. Che schifo, non voglio dire pure... Dai! Però mamma mia, e per giunta mi dice che funziona bene con niente, solo che non ci potete mettere giochi. Questo sì, però... Sì, perché sto applicando anche in condizioni peggiori. Pantofole. Beh, 1,50 euro, però cosa pretendi? Che siano pantofole? Eh no. Raddrizzatore per i capelli all'aria sparsi. Io pensavo si chiamasse piastra. Eh no, e tra l'altro c'è scritto pure sulla stessa piastra, raddrizzatore per i capelli. Pei! Sì, sì, ma raddrizzatore poi, vabbè, non è sbagliato in realtà, però, insomma, Qui abbiamo un articolo di pregio. Attenzione, parliamo di un prodotto molto interessante per lui, per l'uomo che non deve chiedere mai, un gioiello di cui può fregiarsi per tutta la vita, anche dopo il matrimonio, per esprimere uno status symbol. Non so, sto continuando così a gomito, ma non so che cosa sto dicendo. Gli anelli astuti indossano l'anello digitale del dito nero, dell'anello per il telefono Android con la funzione. Tipo perché che... del dito nero? Il dito nero. Perché? Perché il dito nero? Orario di servizio americano, est dalle 12 alle 21. Sì. Tempo di servizio in Europa, bagnato dalle 16 all'1. Ok, tempo di servizio per l'Asia meridionale. E dopo tante volte che siamo stati al ristorante, insomma, sì, adesso abbiamo un parrucchiere. Parrucchiere. Una parrucchiera, quello che è. Che ci offre piegamossa, stiratura liscia, shampoo più taglio uomo, sì, taglio bambino, allungamento capelli, sì, e trattamento rimpozzante. Il trattamento rimpozzante è bellissimo, ma l'allungamento capelli è tratto direttamente da GTA San Andreas. Ed esatto. È ottimo, signori. Problems? Abbiamo un altro articolo molto di pregio per l'uomo che non deve chiedere mai anche dopo il matrimonio. Non so perché. Perché questa cosa dopo il matrimonio? No. Perché l'uomo di solito dopo il matrimonio diventa un pagliazio. Cioè una specie ma di strofinato. Non è vero, ma che dici? Sì, uno che veramente si butta via. Ma non è vero. Però può rinunciare a un siffatto portafogli di vera pelle, anzi scusate, di vera palle. No. Non oso immaginare di cosa sia fatto. Ovviamente non di uomo caucasico, però. Unghie gel semipermanenti. Sconto questo mese, merda. Ma perché? Calmati, qual è il problema? Ragioniamo. No. Non lo volevo fare lo sconto, quindi era controvoglia. Raiden ha la barba lunga, quindi giustamente se la cura. Allora, e tra l'altro vorrei dire a tutti, io la voglio fare crescere ancora di più. Dai, nel senso, la voglio lunga, sistemata, perché è sistemata, ragazzi, vedete come è ben sagomata. Per l'uomo che non deve chiedere mai, deve neanche chiedere dopo mai il matrimonio. Esatto. Allora, vediamo come si applica il balsamo di barba. Sì. Te lo dico io, massaggia una piccola quantità di balsamo a forma di pisello tra le dita. Massaggia il balsamo nella barba, hai capito? Ok. A forma di pisello. A forma di pisello. Sì. Strofina qualche goccia tra i palmi delle tue mani. Lavora delicatamente l'olio nella tua barba, pizzetto e baffi. Eh? Per finire abbellisci lo sposo e abbellisci come al solito. Hai capito? Io nel dubbio sta schifezza non me la metterei. E questo è chiaramente un articolo di Amazon. Ok, sorella, non vi è alcuna ragione per cui cosa? Carino, Dio, gatto pizzicato, cinghia. Ma mi hai fatto bestemmiare? No, ma no, assolutamente. Puntate demonetizzate. No, ma non... Signori, vi ringraziamo per essere stati con noi anche per questa puntata, che ovviamente è la migliore, probabilmente di tutti i tempi, ma sicuramente di questa settimana e senza ombra di dubbio di questa domenica. Esatto, ho le ciappettine di Mario. Ok, tra l'altro un po' piatto. E noi vi ringraziamo e tra l'altro, ragazzi, vi invitiamo nuovamente a recuperare il video di ieri, perché non mi può pace sta cosa che l'ho appizzato così, l'ho esatto rovinato mandandolo online. Alle ortiche! Alle ortiche, signore. Noi vi ringraziamo. Vabbè, se volete, insomma. E ci vediamo alla prossima. Ciao.